Buonasera, benvenuti a un nuovo numero di Replay, l'appuntamento sportivo del lunedì dallo studio centrale di TV6 per analizzare la giornata calcistica di ieri che ha dato ancora una delusione ai tifosi del Pescara, il settimo pareggio all'Adriatico per i biancoazzurri di Auteri, in vantaggio sono stati raggiunti negli ultimi minuti, mancano 4 partite al termine del campionato, l'obiettivo del terzo posto, che era il minimo federale, resta ancora lontano e resta ancora una delusione per i tifosi di vedere questa squadra sempre più incostante nel rendimento e nei risultati. Analizzeremo il campionato a 360 gradi, valuteremo anche qualche dichiarazione che c'è stata ieri negli spogliatoi, insomma faremo il solito punto della situazione con i nostri graditi ospiti che vado a presentare. Torna con piacere nel nostro studio e ritrovo l'allenatore Franco Oddo, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Al suo fianco abbiamo Totò De Leonardis, buonasera Totò, ben rivisto, e ritrovo con piacere anche un personaggio molto conosciuto in Abruzzo, conosciuto soprattutto per essere stato un arbitro, un grande assistente di linea, parliamo di Francesco De Luca, buonasera Francesco, buonasera, grazie Enrico, per essere qui con noi. Un saluto a Riccardo Clinco, buonasera Riccardo, buonasera. Per la prima volta ho il piacere di avere in studio da noi il dirigente sportivo Aldo Fattore, buonasera Aldo e grazie per essere qui con noi. Mi serve anche per dimenticare un po' il momento che stiamo attraversando. Certo. Saluto Andrea Costantini, buonasera Andrea. Buonasera, si gioca a Modena, c'è il posticipo del girone B, 0-0 tra Modena e ancora Matelica, siamo all'inizio del terzo minuto di gioco. E poi quella di oggi è stata una giornata con diversi esoneri, siamo alla fine della stagione ma si interviene, lo si fa soprattutto nel girone A, 3 squadre di bassa classifica, il Trento ha chiamato come nuovo allenatore Lorenzo Danna al posto di Carmine Parlato, cambio anche nel Seregno che ha scelto Maurizio Lanzaro al posto di Alberto Mariani, Lanzaro che allenerà due ex biancazzurri come Cocco e Balzano. Queste sono due squadre all'interno della zona playout e poi il Legnago Salus che è ultimo in classifica ha promosso il vice Armando Perna al posto dell'esonerato Michele Serena, anche se questa è una decisione per ora ad interim, poi se ne saprà di più nei prossimi giorni. Quindi a te. Nel giorno della riconferma di Mancini sulla panchina nazionale, sì, ci sono stati altri esoneri. Ricordiamo che è ufficiale la permanenza del CT Mancini alla guida della nazionale. Prima di iniziare però questa sera vorrei mandare un caloroso abbraccio al nostro regista Maurizio Daguì che ha perso il papà Leone Daguì in 72 anni nelle ultime 48 ore, però è voluto essere ugualmente questa sera con noi in cabina di regia, quindi lo ringrazio con affetto e porgiamo tutti quanti le condoglianze all'intera famiglia. Grazie Maurizio. Allora, Totò, parto subito da te perché sicuramente hai qualcosa da dire in più su questo allenatore che ieri è entrato nuovamente nel mirino della critica per la gestione della partita, per le dichiarazioni. Cosa vuoi aggiungere? No, potrei anche dire giusto una frase. Il migliore in campo è stato Jakubovic, il portiere del Pescara, quindi potrei fermarmi qui, insomma. Però chiaramente è stata un'altra delusione, come hai detto tu, questa squadra che non riesce a trovare questa personalità, questa capacità di gestire un campionato che si sta decidendo proprio in questi momenti. Rispetto al giro d'andata il Pescara ha 2 punti in meno della Entella addirittura, mentre ha riguadagnato sul Cesena che però ha perso tantissimo. Il problema non è tanto, vorrei spiegare, lo dico spesso, è tanto il terzo posto, sicuramente il terzo posto è importante, però un conto se tu ci arrivi dominando, un conto se ci arrivi perché l'altro si ferma, insomma è proprio quello che sta succedendo al Pescara, che non riesce a trovare questo equilibrio, che oramai mancano 4 giornate alla fine di giornata d'andata, mentre vediamo altre squadre che crescono. Io questi due giorni mi sono visto sia il Padova
la partita del Padova sabato. Lo dici a caso proprio perché c'è Franco? No, no, qui. Perché sì, fa piacere. No, ricordiamo Massimo, sei vittorie su 6. Massimo lo seguo. E mi sono visto, me l'ho registrato anche la partita del Foggia, come accennavo l'altra settimana, un'altra cinquina, c'è una squadra di sconosciuti per la verità che continua. Ha fatto una partita, soprattutto in secondo tempo, eccezionale, così come l'ha fatta Massimo col Padova, soprattutto nel primo tempo. Si vede la squadra. Quindi mentre le altre stanno uscendo, esattamente, il Pescara conferma il suo iter. Mantiene i suoi problemi, come hai accennato tu, i cambi, le scelte. Non vedi la squadra che è in crescita, questo è il problema vero. Anzi, c'è stata una certa regressione, soprattutto nelle ultime giornate. In particolare, a me per esempio la situazione di Pompetti, che sappiamo che questo ragazzo ha problemi di pubalgia, spero che appunto si possa riprendere, perché chiaramente il problema vero è questo, che questa squadra non solo non cresce ma decresce, quindi questo è grosso. Ecco, facciamo un rapido giro con tutti gli ospiti, poi andiamo a sentire Auteri. Aldo Fattore, una stagione possiamo definirla deludente finora? Ma io questa squadra non ci ho mai creduto fin dall'inizio, perché è partita con un sacco di problemi. Uno, la conferma di giocatori che erano stati un po', diciamo, Galano ed altri, e quindi è partita male. Però di questo allenatore adesso io non l'ho visto, non posso giudicarlo, perché il campo mi permette di giudicarlo. Però devo dire, quello che mi indispone di questo signore è alla fine della partita. Adesso qui c'è un grande allenatore, perché Franco Oddo è stato un grosso allenatore. Io ogni volta che ho sentito commenti da parte di Oddo di altri tecnici parlano della partita, questo signore non so per quale motivo quando parla delle partite del Pescara ha visto un'altra partita. Esattamente, io domenica io, se fossi stato l'allenatore della Pontedera, poi non entro in metro tecnico, mi sarei arrabbiato, perché tu non puoi dire che il Pontedera è venuto a Pescara a buttare la palla via, a perdere tempo. Io ho visto la partita, è partito molto bene il Pontedera, il Pescara ha fatto 20 minuti, ha giocato molto bene, dopodiché è sparito dal campo. Dopodiché, sta allenatore ormai, adesso io ricordo per esempio le famose formazioni, no? Costagliola, Mannini, Cervantes. Io oggi... Non sai dire la formazione. No, se tu mi dici, non so, ogni tanto si cambia. Adesso qui, io penso che nessuno meglio di Franco Oddo possa dire. Penso che una formazione standard ci dovrebbe essere. Lo sentiamo poi, per ultimo a lui. Un'altra critica. Il centravanti di questa squadra è Ferrari. Non ho capito perché puntualmente viene levato Ferrari. Chiaramente la mia critica principale è al modo... Io mi sento come tifoso, come sportivo, è preso in giro, perché evidentemente ho visto un'altra partita. Questa è la critica. Francesco De Luca, poi la stessa domanda: è una stagione ormai sta per concludersi, quindi non è che vogliamo fare un bilancio, però a quattro giornate dalla fine si tirano un po' le somme, a prescindere se poi sarà il quarto, il quinto posto, il terzo, cambia poco o no? Allora, io mi trovo perfettamente d'accordo, allineato con quello che ha detto Franco, tranne per il fatto che Aldo, in questa squadra ci credevo all'inizio campionato. Io pensavo che la squadra fosse una squadra forte, e secondo me a gennaio è diventata ancora più forte di quella che era, perché l'organico è stato rinforzato secondo me in maniera corretta. Quindi non era e non è secondo me una brutta squadra, che però per quanto mi riguarda, io non sono così esperto di calcio, però effettivamente non vedo affidata a un tecnico capace. Anch'io a fine partita ho sempre visto interviste di un tecnico che secondo me vedeva veramente un'altra partita, cose totalmente diverse. È anche vero che l'allenatore si deve giudicare per quello che dà in campo, non solo per le dichiarazioni di fine partita. Sì, Enrico, però quando vedi alcune dichiarazioni che veramente ti fanno... Sì. Che per chi non ha visto la partita sembra veramente che ho visto oggi, perché erano dichiarazioni veramente fuori luogo. Poi il dire a volte che ci sono altre squadre che vengono e non giocano, ma il Pontedera è venuto a Pescara per fare la tua partita e ha fatto la tua partita con una squadra che aveva meritato il pareggio. Era il Pescara che doveva fare un'altra, cioè tra le due una squadra ha fatto una partita e ha ottenuto quello che voleva, l'altra doveva fare un'altra partita, non l'ha mai fatto, non l'ha mai iniziato, perché dopo un quarto d'ora insomma non... Cosa puoi aggiungere, Riccardo, prima di sentire il pensiero tecnico dell'allenatore?
che questa squadra ha comunque una buona tecnica, perché quando tu vedi le partite come col Cesena, la squadra ha tecnica. Il problema è che in Serie C e qua l'allenatore che non trasmette anche il mantenere, va in vantaggio, essere più, è capitato più di una volta di essere sempre ripresi, soprattutto nella parte finale, vuol dire che scende la parte psicologica, ma poi non c'è la parte quella di forza, quella di fisico, che questa squadra non vince un contrasto, non ha mai, raramente un giocatore Pescara vince un contrasto. E purtroppo in Serie C non è che c'è solamente la tecnica, ci sono anche partite dove tu, quando manca 10-15 minuti alla fine, devi in tutti i modi portare a casa. Probabilmente anche a livello psicologico non c'è la... sembra, sai cos'è? Sembra svogliata, sembra che manca qualcosa. Non c'è, cazzimma. Non c'è, ecco, non c'è questa parola, non c'è questa voglia, questa grinta che devi avere per portare a casa il risultato. Allora, ognuno ha detto la sua. Franco Oddo è stato nostro ospite il 21 settembre, quindi quando la squadra arrancava, però tutti speravamo in un progresso, anche perché c'era l'attenuante di un mercato non funzionale. Non so chi di voi ha detto a gennaio poi la squadra è stata rinforzata con elementi adatti, tipo Pontisso, tipo De Riso, però le cose non sono cambiate, perché è stato sempre un percorso con molti alti e bassi. L'analisi della stagione resta di carattere negativo, perché ovviamente se siamo ancora lì a capire i punti deboli, i punti di forza, i tanti pareggi casalinghi, le dichiarazioni, insomma tanta confusione che genera ovviamente delusione. Ma secondo me, per sintetizzare, è un problema secondo me di collettivo, quindi un problema tattico. La squadra non gioca con le stesse idee comuni, ma gioca secondo l'andamento dei singoli. Per cui la squadra, pur essendo più forte delle altre, sicuramente, e quindi è in grado di risolvere la partita con i singoli, però è chiaro che siccome i vari componenti della squadra non ragionano tutti con la stessa testa, ma sono messi insieme in campo e ognuno crea per l'altro, ma l'altro non sa che l'uno sta creando per l'altro, non so se mi sono spiegato, cioè non gioca con il collettivo. Ecco perché la squadra a volte prende il pallino del gioco, perché in quel momento quei due, tre, quattro più forti della squadra fanno delle cose egregie, però non è in grado poi come collettivo di fare la partita per 90 minuti in quella maniera. E allora la bellissima prestazione con il Cesena di chi è figlia? Ma io pure con il Cesena non ho visto una grande partita. No. Cioè, voglio dire, è stata esaltata, ma Pescara secondo me ha giocato sempre in quella maniera. Da gennaio ha fatto più risultati, ha giocato un po' meglio perché ha preso dei giocatori funzionali alla causa, più tecnici, tipo Pontisso, che ha elevato De Risio, che ha elevato il tasso tecnico della squadra, e quindi è chiaro, essendo più superiore all'altra squadra, fa delle cose che le consentono di vincere la partita. Però non lo fa per i 90 minuti, perché non gioca di squadra, cioè i giocatori non hanno le stesse idee di gioco, i concetti che la squadra ha non sono gli stessi per tutti quanti i giocatori, chiaramente. È una velata critica, ovviamente, alla guida velata, tecnica. Proprio chiara, sì, proprio chiara. Sì, sì, sì. Quando l'allenatore non riesce a trasmettere i suoi concetti di gioco, è logico che la squadra in campo si esprime secondo i singoli. No, se posso aggiungere una cosa, proprio parlando di quello che sta dicendo Franco, è vero che il Cesena ha giocato bene, però il Cesena, guarda caso, è la squadra che nel giorno di ritorno ha preso 7 punti meno del Pescara, quindi non è una squadra in ascesa. E poi, sempre parlando dei singoli, la partita di ieri, il peggiore in campo del primo tempo è stato Clemenza, l'ha toccato palla, sì. Alice ha ripresa, ha fatto gol, proprio con questo ragionamento, esatto, che sì. Non è un problema dell'organico, il problema è che proprio
cioè purtroppo si ha perso ed è stato poi sostituito al momento migliore quando stava entrando in partita. Questo Clemenza, è Ferrari, l'altro attaccante, sono giocatori secondo me in grado, Ferrari è un giocatore in grado di risolvere la partita, è vero. E l'ha dimostrato parecchie volte. Anche Dursi quando ha fatto delle iniziative personali, però il problema che la striscia tecnica del Pescara è elevata, certo. Rosa, sì. Però se manca il condottiero le problematiche aumentano, no? Io voglio chiedere, ma io perlomeno non ricordo Modena, sì. Armellino, Modena 1 Ancona 0, ma è dominio della squadra di Tessera. Io volevo approfittare della presenza del mister per chiedere una cosa. Negli ultimi anni secondo me c'è stato un cambio fondamentale, importante nel regolamento, che sono le 5 sostituzioni, cioè 5 sostituzioni permettono di cambiare metà squadra. Sicuramente. Metà squadra, cioè, che per un allenatore penso sia una enorme risorsa, ma io non ricordo una partita. Devi saperla sfruttare però questa risorsa, certo. Perché molto certo. Però io non ricordo una partita del Pescara quest'anno, però forse ricordo male io, che è stata vinta grazie a un'intuizione, a qualcosa dell'allenatore, io non la ricordo, cioè voglio dire, quindi penso che ci siano delle critiche. Si possono influenzare anche in negativo queste 5 sostituzioni. Ma sicuramente, è chiaro che se quelli che entrano in campo non entrano nel momento giusto, nel ruolo giusto, è chiaro che poi sono se poi entra in campo io faccio sempre dei nomi perché non ho grossi problemi, persone come Memushai che non toccano una palla. Ho capito, gli ultimi minuti sono gli 10 minuti più importanti, è entrato in campo, ha iniziato, benissimo. Guardato solo lui, ha iniziato a ma gesticolare. Ma che ha fatto il resto della squadra? Che ha fatto? Ma non ha toccato una palla. Ma che dai. Ha fatto il resto della squadra? Non ha toccato palla, palla e ha tolto uno dei giocatori. Ma non è quello il problema, dai. Andiamo a sentire qualche dichiarazione proprio brevissima. Come di che parliamo? Ma dai, su, 10 minuti di Memushai sta pensando. Allora, andiamo a sentire. Piacere. Okay. Il problema è che ogni tanto noi pensiamo più all'effimero che non alla sostanza. Sono dei momenti in cui si difende il centimetro e si difende tutti insieme. Si difende la palla, magari prendendo fallo. Quello che non abbiamo fatto dopo 20 minuti. Abbiamo fatto fatica a tenere palla davanti, ogni tanto abbiamo sbagliato qualche scelta e poi abbiamo sofferto perché le situazioni sono state quelle, le palle inattive, dove non abbiamo mai impattato come dovevamo impattare e alla fine attraverso un episodio ci hanno pareggiato la partita ed è un delitto. E poi comunque la stavamo conducendo in porto la partita, non come avremmo dovuto farlo perché si continua a giocare, perché in alcuni momenti devi capire che devi mantenere il possesso palla e mantenere l'iniziativa, però lì loro sono stati bravi a soffocarci, ma noi meno bravi perché in queste situazioni, non lo so, Ferrari, gli attaccanti anticipati tante volte dopo 20 minuti del secondo tempo, invece poi anche attraverso i cambi, perché Frascatore è entrato bene, Cernico è entrato bene, Germolo è andato bene, ma poi alla fine abbiamo subito questo episodio, ma è la gestione che non va bene, quello che non condivido è soltanto la gestione. Dei cambi erano stati fatti, qualcuno chiede dei cambi, fra cui anche Pompetti, con atteggiamenti così, deve stare in campo Pompetti perché di cambi nel ruolo non ce n'erano più, è perché 15 minuti a volte si devono fare di sofferenza, è quello che dobbiamo cominciare a capire, ma sempre nella lucidità, perché sennò è un delitto, perché tu sperperi così, perché poi alla fine di che cosa vogliamo parlare? Andrea Costantini mi chiede la linea. Sì, perché il Modena ha raddoppiato, davvero un inizio scintillante, un gran gol di Tremolata, quindi al 18esimo è già Modena 2, Ancona 0. Allora, Otteri dice la gestione del risultato, che significa? Non la sua gestione. Io è una parola, come allenatore, è un ex allenatore, diciamo, è una parola che non conosco, perché gestire significa continuare a giocare come prima, cioè non esiste, cioè una squadra che ha un gioco collaudato, i giocatori sanno quello che debbono fare, sia in fase di attacco che in fase di difesa, e debbono continuare a giocare sempre in quella maniera, perché cercare di arrotondare il risultato, per esempio, non significa sbilanciarsi in avanti, lo devi fare sempre con equilibrio, quindi con determinati concetti chiari che tu trasmetti alla squadra e la squadra li esegue. E invece smettere
fermarsi, quello sarebbe gestione della niente, dai la possibilità anche agli avversari di riprendersi, magari anche psicologicamente. Aldo, anche queste dichiarazioni non ti sono piaciute? Ma per l'amore, ma è questa, la stessa confusione che dopo la partita ce l'ha durante la partita. Io non l'ho voluto dire prima, però mister Oddo ha detto le cose. Io ricordo due, una riguarda proprio l'Avellino di mister Oddo, gioca col Napoli. L'Avellino ha giocato da squadra, da gruppo, vuol dire che c'aveva, e vinse e eliminò il Napoli. Prendiamo un esempio di oggi, l'Ancona di Colavito. Io sono un grosso stimatore di Colavito, già l'anno scorso come Matelica era una delle squadre che praticava il miglior gioco in un girone molto più forte di quest'anno. Tant'è che poi non speculano mai sul risultato. Ma guarda, i giocatori dell'Ancona sono tutti giocatori provenienti da categorie inferiori, ma hanno un gioco, hanno un cuore, un'anima. Questa squadra non ha né cuore né anima e non c'ha la persona, l'allenatore, secondo me, è quello che le dà la personalità alla squadra. Ecco, mi sembra anche che lui stia pizzicando un po' troppo anche i giocatori, prima Ferrari, poi Pompetti, che sono sempre nel suo mirino, perché non è la prima volta. Secondo me questa scusami. Questa di Pompetti è grave, perché come ho detto prima, lo sappiamo tutti, Pompetti ci sta andando avanti alla pubalgia, che ovviamente si è chiesto il cambio, non capisco perché lui dica no, una cosa secondo me demenziale, ma poi secondo me sul piano tecnico lui l'unica cosa che poteva spiegare è come ha difeso la squadra sul gol del Pontedero, quella è stata una cosa anche quella allucinante, quello è il vero errore, scusa Franco se, perché il vero errore tecnico è stato lì, poi il resto sono tutte fesserie che dice lui, che non capisce nemmeno dove vuole arrivare, insomma. Ecco, c'è il rischio, lo chiedo anche a Riccardo e a Francesco, questo rapporto squadra-giocatori, è ovvio che Oddo ci insegna che gli spogliatoi si cementano con le vittorie, no? Sono sempre i risultati. Aiutano, contribuiscono. Però in questo caso non è la prima volta che lui cerca sempre di proteggere il suo operato scaricando le responsabilità e su quelle, su quell'altra, alla fine sono sempre gli stessi, Ferrari, Pompetti. Ferrari perché non difende bene la palla, quando Ferrari poi è uno che dà tutto in campo, sbaglierà anche lui. Pompetti è l'elemento di maggior qualità, quindi prendersela poi con loro due, quando vediamo in campo gente come Dursi dall'inizio della stagione che non ha dato nulla e si ritrova sistematicamente il posto del titolare. Riccardo? Sì, ma vedi, lui continua a dire che i ragazzi hanno chiesto loro il cambio. Sì. E questo è da vedere, perché lui ha detto che con vari atteggiamenti, io non mi sembra di aver visto in campo nessun giocatore che abbia chiesto. Come dice Totò, poi Pompetti alza, è uno che sta soffrendo, si Pompetti, sta Pompetti è un ragazzo che ha un talento indiscusso, è tecnicamente in assoluto il giocatore più forte che abbiamo ed è il giocatore che si impegna maggiormente in tutte le partite. Prendersela con lui non so se era uno scherzo o se diceva sul serio, perché se diceva sul serio è veramente grave, di un ragazzo che veramente gioca e sappiamo che da due mesi gioca con fatica e ogni volta che gioca è un giocatore che ci mette sempre tutto quello che ha. Allora, con Francesco De Luca, proprio una breve parentesi, commentiamo gli episodi che sono saliti alla ribalta per quanto riguarda l'arbitro Maria Marotta, tre episodi contestati, anche se non c'è il supporto delle immagini, quindi dobbiamo andare così un po' a intuito, con la ripresa di una sola telecamera capiremo ben poco, credo che anche tu che hai l'occhio fine avrai difficoltà. Partiamo subito, Andrea, dall'episodio di Ferrari, il colpo di testa. Il gol fantasma, che poi non è stato dato a Franco Ferrari, su un cross che arriva dalla sinistra, colpo di testa di Ferrari, e c'è questo intervento prodigioso di Melgrati, dentro o fuori, per la terna arbitrale non era gol, la palla non ha varcato interamente la riga di porta. Non è facile da decifrare, anche perché essendo la palla a centroporta mancano un po' di riferimenti, no, come può essere la linea o come può essere il palo. Vediamo se ha qualche segreto Francesco. Vabbè, io direi l'atteggiamento del portiere, quindi la postura, il ginocchio più in avanti rispetto al piede, che teoricamente, come lo vedo io, mi sembra allineato con la linea di porta e il pallone pure, però è difficilissimo così. A sensazione, dico, la sensazione che la palla sia entrata completamente, assolutamente non ce l'ho.
L'episodio di Clemenza. Secondo episodio riguarda un atterramento di Clemenza in area di rigore, siamo alla fine del primo tempo, sempre sullo 0-0. Qui la palla verrà poi giocata da Catanese che ripartirà, probabilmente lo scontro è tra i piedi di Clemenza e di Regoli, però l'intervento di Catanese è sulla palla. Poi probabilmente vedete che anche Regoli saltella come se avesse avuto una botta anche lui. Quindi... Secondo me la botta c'è stata, ma c'è stata immediatamente dopo aver toccato il pallone, ma si vede dal movimento che fa la palla. Sì. Cioè il movimento che fa la palla è un movimento chiaro. La palla la prende il terzo giocatore, esatto, quindi, che è il 13 sì, Catanese. Però il movimento cioè, è stata toccata prima la palla, sì, e poi c'è stato uno scontro. Quindi non è calcio di rigore? No, in questo caso no, perché quindi anche questa, palla, in questa occasione è indovinato l'arbitro. Sì. Terzo episodio. Sì, qui siamo sull'1-0, c'è una parata strepitosa di Iacobucci su un destro al volo di Regoli, poi la palla schizza su Illanes che la tocca con il braccio, la palla si impenna, traversa e poi Rauti sbroglia. Qui i giocatori del Pontedera hanno chiesto il rigore per questo intervento di Illanes con il braccio. Questo forse è l'episodio. Questo anche questo mi sembra abbastanza chiaro, perché Se il braccio sarebbe entrata la palla. Allora, sì. Questo è rigore, perché è il classico caso in cui è il braccio che va verso la palla e non il contrario. Cioè si vede che il braccio si stacca dal corpo del giocatore. Però sai che forse non entrava la palla. Sicuramente è un fallo magari istintivo, non lo perché so. Perché l'ha deviato il portiere, no, veramente. No, l'ha deviato il portiere. Guarda, il comportamento di Illanes è del giocatore che sta cercando di dall'anda va fuori, guarda. Però guarda, il braccio invece di andare dietro va verso la palla, va in avanti. E quella è la differenza. Quando l'autorete, quindi la palla andava fuori. Comunque era rigore. La palla andava fuori. Non lo so, però... alla Carella questa quindi... sì. È stato bravo quello il giocatore del Pescara, eh? Ma il Pescara ha tre grandi portieri, questo è sicuro. Di Gennaro, Sorrentino e Iacobucci, che la sua carriera parla chiaro, tre grandi portieri. Per almeno due di partita. Lo so. Allora Andrea, ci possiamo fermare un attimo? Sempre 2-0 a Modena. Siamo al 27esimo. Bene, allora andiamo in pubblicità e torneremo tra qualche minuto perché amplieremo un po' i discorsi su Otero, sul Pescara, sulla società, a tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:33 minuti, Andrea, abbiamo novità? No, sempre 2-0, ma Modena vicinissimo al terzo gol, ancora con Tremolada, e per ora un dominio totale della squadra di Tesserra. Come diceva Totò De Leonardis all'inizio, molte squadre stanno uscendo fuori, tra queste il Foggia di Zeman, il Padova di Oddo, e noi non sappiamo a cosa andiamo incontro. Un'altra stagione dunque con tanti punti interrogativi, e i campionati si decidono in questo periodo, no? Oddo, quando arrivi a marzo, aprile e non hai trovato ancora un sistema di gioco, un affiatamento, è difficile che possa cambiare la situazione. E allora a Pescara tutti si chiedono perché Auteri è ancora al suo posto. Cosa può rispondere ad esempio Francesco De Luca? Guarda, sono l'ultimo che può rispondere, non lo so. Per me sei il primo, qui adesso, dopo sentiamo quegli altri. Non lo so, io sinceramente ripeto, non ho visto mai un concetto di gioco preciso, non so come gioca il Pescara, non vedo una squadra fluida, capace, e questo mi spiace perché secondo me la squadra è veramente formata da giocatori validi, con i quali si poteva impostare un gioco, dare una forza. Prima il mister ha detto durante l'intervista, parla di atteggiamento. Secondo me è un problema di mentalità, non di atteggiamento, è la mentalità che manca, la mentalità vincente che il mister avrebbe dovuto costruire su dei giocatori tecnicamente forti. Se non andiamo a prendere tecnicamente i giocatori del Pescara uno per uno, sono giocatori secondo me che fanno parte ampiamente di questa categoria. Quindi non è... Ecco, come si pone la società davanti a un allenatore, a uno staff tecnico, a una squadra che non sta rispecchiando le previsioni della vigilia? Ci sono stati anche degli investimenti per allestire questa squadra, però il risultato non arriva e l'allenatore però continua ad avere fiducia da parte della proprietà. È un controsenso o no? Ma io voglio fare una precisazione, io sono uno di quelli che ha sempre difeso Sebastiani per come porta avanti da 10 anni la società, perché è lì bisogna veramente fargli tanti complimenti. Per tutto il resto, quest'anno non riesco a capire, lui ha avuto sempre rapporti conflittuali con quasi tutti gli allenatori, con quasi tutti. Io ricordo l'esonero di Zeman dopo la partita di Cittadella, ma per fare un esempio, quando lui ha, Zauri, vi ricordate, aveva fatto 26 punti, c'era da scegliere, Zauri aveva dato l'out-out, ha scelto i giocatori e Zauri si è dimesso. Ma per fare questo qui non si sa, è intoccabile. Anche adesso l'anno di Baroni, quando fu chiamato Massimo Oddo all'ultima giornata, ma no, per esempio gli spareggi, certo. Sì, ma lì è stata una scelta, onestamente io non l'ho condivisa, ma non però non l'ho condivisa perché suonerà il pallallenatore all'ultimo momento, ma io non sono nessuno, io parlo da un mio punto di vista. Io quello che voglio dire, questo qui non si sa, è intoccabile. Perché? Ah, non lo so, chi l'ha portato, chi l'ha portato, il genero? Perché questo qui, parliamoci chiaro, io non, nel girone C, questo allenavo sempre nel girone C, con tutto il rispetto, uno è l'allenatore, può allenare in tutti i gironi, però ha vinto a Benevento dove aveva una super squadra, ecco, dove ha fatto un capolavoro a Nocera Inferiore,
la nocera inferiore. Tu dici però, genero, forse perché ci ha giocato però dopo, c'è, un, dopo c'è il fallimento di Catanzaro, ma non, io il calcio lo seguo un po' tu, Catanzaro con una super squadra, il Bari l'anno scorso, a Bari l'anno scorso. Ma ci può anche stare la scelta di Otero all'inizio della stagione perché tra i tecnici sì, più ma esperti. Ci diciamo. Sta, però a questo punto. Ecco, perché si continua, perché se vedi che il risultato. Ma al girone d'andata, al girone d'andata, 17 partite, io non ho visto una partita degna di tal nome a parte del Pescara. Riccardo volevi intervenire? Riccardo dimmi. Però dobbiamo anche essere onesti fino in fondo e dire che quando è stato esonerato Massimo abbiamo detto che poteva difendere, doveva difendere l'allenatore che non ha difeso. Quando è stato esonerato Luciano Zauri abbiamo detto che poteva difendere l'allenatore e non l'ha difeso. Questa volta l'ha difeso. Però quindi, sono casi diversi. No, non sono casi diversi. Massimo giornata, Zauri era in zona playoff. Ma lui alla decima giornata era da mandar via ed è invece la società per una volta ha voluto tenere a provare. Una 3-0 del Modena. Ha voluto provare a lascia stare i nomi, però con Massimo avevamo detto tutti che poteva aspettare e dargli una chance in più che non gli ha dato. Perché io ho buona memoria. E lo stesso è stato fatto con Luciano Zauri, che abbiamo detto. Sì, ma sono casi diversi, non vuol dire che se tu. No, ma Auteri la decima giornata era come messo, come era messo Massimo, cioè la squadra. No, non peggio. Andava. Non aveva mai espresso il gioco. Vabbè, quindi stai dicendo che forse poteva anche essere allontanato prima, mi sembra di capire. No, perché la società doveva allontanarlo prima e non l'ha allontanato, perché se abbiamo prima detto che poteva tenere gli altri allenatori, questa volta l'ha tenuto. Quindi, il fatto che la società difenda i suoi allenatori ci può anche stare fino a un certo punto, se cosa che non aveva fatto prima, però sì, ma siamo alla 30ª giornata, quella sono e le cose non migliorano, qualcosa devi cambiare oltre a prendere i giocatori, cioè questo è un po' il concetto generale del calcio, no? Rinforzi la squadra. Lo so che Franco difende la categoria degli allenatori, sì, appunto, no, non però, no, ma adesso in generale. Però se vedi che le cose non migliorano, alla fine una responsabilità deve pure esserci. Sì, a volte anche esageratamente. Sì, il calcio, molti esagerano nel calcio, basta che una squadra incomincia a non fare risultati, va a vedere perché, per come non fa risultati, quali sono i motivi, eccetera, eccetera. Si mette tutto nel calderone e quindi non fa risultati, viene esonerato. E ci siamo. Però invece bisognerebbe considerare perché quell'allenatore è stato preso, per quale motivo, che connotati ha, che tipo di allenatore è, in base a quello ha confermato quello che valeva? Sì, non ha confermato quello che valeva, ma non ha fatto risultati per altri motivi, allora bisogna confermarlo, fino alla morte. Proprio sul fatto di Auteri non mi mettete in ballo, perché praticamente quelle proprio sono considerazioni che deve fare Sebastiani, cioè, i dirigenti debbono valutare. Lunedì discorso, proprio Andrea Iaconi, che era seduto al suo posto, il suo amico Andrea Iaconi, ha detto che la scelta dell'allenatore è fondamentale, perché non basta solo lo spessore tecnico, lo spessore umano, bisogna conoscere l'allenatore. Ha detto anche che l'allenatore si prende e neanche magari si conosce, si inizia a conoscere nel momento in cui poi sta nella squadra. Ma sicuramente, però Dio, non è che sono molto d'accordo, perché un allenatore si prende soprattutto per qualità tecniche, di come si esprime la squadra, come gioca la squadra che allena, se è condiviso quello che fa l'allenatore, come caratteristiche. E poi dopo, cioè, che fa? Fa il matto, cioè, perché dopo lo devi conoscere tutto il profilo caratteriale? Deve conoscere la sua vita privata o roba del genere. Non in quel senso, credo che dicesse Iaconi. Sul piano. Basta confermare quello che facevo, per cui i motivi per cui l'ha scelto. Francesco voleva inserirsi prima nel discorso che riguarda questa permanenza, che per molti sembra sbagliata, però le responsabilità poi se le prende sempre la società, ci mancherebbe. Noi possiamo solo criticare, analizzare, ma le decisioni giustamente. Diciamo che rispetto agli anni passati, un altro campionato, un'altra categoria, cioè rimanere in Serie B era importante, oggi invece tornare in Serie B è fondamentale. All'inizio del campionato non è che ho detto io che l'obiettivo primo
del Pescara era vincere il campionato, perché se ci fossimo prefissati altri obiettivi allora magari poteva andare bene, perché stavo mantenendo, si sapeva, però, che là c'era un inferno, non era facile risalire, questo tutti quanti lo sapevamo, lo sapevamo, no? Tutti quanti, però a maggior ragione magari non andavano fatte certe dichiarazioni inizio campionato, perché dire inizio campionato, alzare l'asticella, il mister mi insegna, partire dicendo dobbiamo arrivare primi e poi ci ritroviamo come, se ci ritroviamo, non è che sei a Pescara e puoi dire facciamo un campionato tranquillo in Serie C. Non lo puoi dire, però se hai cambiato Zauri, hai cambiato Baroni che stava cedendo ai playoff qualche anno fa e poi abbiamo vinto, hai detto bene, tu invii una cosa, cioè in Serie C devi assolutamente provare in tutti i modi a rientrare, perché non vincere il campionato di Serie C, attenzione, che io non so come a livello societario quello che succede succederà, non lo so, però dopo rimanere in C per il secondo anno, voglio dire, se il Pescara non è come non ha investito 7 milioni per vincere il campionato, esatto, quindi, e l'Ancona 1,5 milioni e la differenza sono 5 punti, vuol dire anche che anche me vuol dire che proprio c'è una bella differenza, queste cose, cioè, bisogna tener conto anche di queste cose, Totò, o no? Sicuramente, voglio dire, il fatto di questa storia, perché è rimasto Auteri alla guida della società, ci stiamo arrovellando da mesi, perché nessuno l'ha capito, anche perché abbiamo citato i casi precedenti, non so, il caso clamoroso è quello. Scusami, di... Scusami Totò, qui abbiamo, non per citare sempre Oddo, il Padova ha investito molto, certo, all'inizio della stagione. Ha provato con un allenatore, ha visto che le cose non andavano, è arrivato un altro allenatore che corrisponde al nome di Massimo Oddo, ha vinto 6 partite su 6. Infatti, quella, quindi mi se tu sfrutti il materiale tecnico, sembra una cosa razionale, con un bravo allenatore... No, ma di fatti, voglio dire, il problema appunto è questa confusione, ricordiamo, perché Massimo Oddo che contratto aveva? Due anni? Sì, sì, Pescara sì. Ecco, 2 anni, dopo 8 giornate è stato fatto fuori, voglio dire, esonerato. Quindi io non capisco che proprio il tipo di gestione che ha portato avanti Sebastiani in questi 2 anni. Non è che perché prima quelli della calciata, adesso date fiducia a Auteri. Il problema è come ha detto Enrico, se tu hai investito e capisci che questo qui non sta rispondendo a quelle che sono le tue necessità, i tuoi obiettivi. L'interesse primario è una cosa normale, anche perché, voglio dire, io questo allenatore, come ha detto pure Aldo, non ci ha mai convinto, ma soprattutto proprio per come ha gestito la squadra dall'inizio, dal primo momento, e questo è il dramma di una squadra, come diceva De Luca, che è sicuramente competitiva e non all'altezza di quello che ha combinato finora. Aldo, volevo dire una cosa, proprio domenica scorsa, non so se avete sentito le interviste anche del Presidente. Sì, tra poco manderemo in onda un piccolo. Ha detto cose completamente diverse all'allenatore. Adesso voglio fare una domanda a mister. Lui come allenatore, che sente che le sue dichiarazioni praticamente sono smentite dal Presidente. Cioè, perché dico questo? Che secondo me lo stesso Sebastiani non è contento di questo andazzo. Beh, no, guarda, lo sentiamo, perché ha detto anche cose diverse, insomma. Lui ha parlato addirittura, Sebastiani ha parlato di una squadra che non ha personalità. All'improvviso, lui che ha fatto tutto questo esborso di denaro per mettere su questa squadra, all'improvviso, per giustificare gli errori dell'allenatore, ti dice che questa squadra non ha personalità. A me mi sembra una cosa fuori tecnicamente di questa squadra, lo chiedo a Franco Oddo, poteva fare meglio, perché molti pensano l'allenatore con questa squadra farà quarto, farà terzo, e quello è il livello del Pescara. L'ho detto prima, tecnicamente e tatticamente poteva fare molto di più, cosa che non fa, o lo fa a sprazzi, basandosi sui singoli, come ho detto prima. Cioè, poteva essere a livello di Reggiana e Modena? Ma sì, perché io penso che sia Reggiana sia Modena come organico non sia superiore al Pescara, solo che giocano di squadra, tutte e due, sono squadre compatte. Hanno le stesse idee, i giocatori in campo esprimono gli stessi convincimenti che derivano chiaramente dall'allenatore. Ci sono dei giocatori che l'hanno colpita in positivo in questa squadra? Ma per esempio il Modena gioca, adesso non mi ricordo il nome, quello che è davanti alla difesa. Gerli. Bravissimo. Poi c'ha altri, c'ha quella... mezzaletta, come si chiama, Mancino, Radezza? Parliamo della Reggiana. La Reggiana, sì, della Reggiana. E del Pescara?
Ma del Pescara, secondo me, allora Ferrari è un giocatore. Me lo farebbe giocare sempre Ferrari. Sicuramente, è un giocatore pericolosissimo. Anche domenica, colpo di testa, gol. Cioè, forse era gol, non lo so, certo era molto difficile a vederlo. È un giocatore a cui, anzi, secondo me devi cercare di completarlo come giocatore, perché sicuramente è un po' grezzo, non è stilisticamente e tecnicamente molto raffinato, e bisogna lavorarci. Può darsi pure che, però, fisicamente è forte, di testa si fa sentire, in area di rigore c'è sempre, cioè è un giocatore che incide. Fa la differenza. Che centrocampo è con De Risio, Pompetti e Pontis? Bene, bene, molto equilibrato, bene. Perché De Risio è un perditore intelligente, chiude gli spazi, chiude le linee di passaggio e poi è un giocatore che dà subito la palla nella maniera giusta, con la velocità giusta e con i tempi giusti. Durante la pubblicità mi parla anche di Giambò, che può essere Giambò glielo farei giocare sempre. Bravo. Perché è un giocatore di talento, un giocatore molto forte chiaramente in prospettiva, però se non lo si fa giocare mai, questo giocatore rimane sempre così, che quando entra fa delle belle cose, ma fa anche la stupidaggine, essendo giovane. Quindi bisogna un po' lavorarci sopra e fare in modo che questo talento esca fuori. Dursi? Dursi secondo me è un giocatore che ha buone qualità, buone capacità, e è anche abile, furbo, bravo tecnicamente, però deve essere imbeccato bene, deve essere imbeccato con i tempi giusti. Perché lui sa fare quello, da sinistra, stringe al centro, insomma. C'ha quel tipo di gioco e lo devi, cioè devi creare un tipo di gioco che si adatti alla sua. Invece quando prende palla, insomma, lui è sempre. In parole povere, quale sarebbe il miglior modulo per questa squadra? Oppure non è problema di sistema di gioco? Quello che ho detto prima. L'allenatore in una squadra c'è, perché in questa squadra puoi fare tutti i moduli. Deve, ma non, io ho sempre detto, no, tu mi conosci, certo. Non è una questione di moduli, è una questione di concetti. È una questione che se tu giochi 4-3-3 o 4-3-5-2, l'importante è che la squadra giochi corta, compatta e che rispetti che cos'è il gioco del calcio. Il gioco del calcio è la palla. Si parte dalla palla, la squadra deve marcare la palla, quindi sia in fase offensiva che in fase difensiva deve giocare, avete presente insomma, lo sciame di api oppure uno stormo di uccelli, come vanno tutti insieme, davanti c'è la palla. Allora, quando la squadra muoversi gioca, a fisarmonica anche. Quello è. Quindi io quando attualmente nel calcio sento parlare di il quinto di là che si deve alzare, ma che si alza? Quello si alza, cioè tutta la squadra si deve alzare. Dove? Dove sta il pallone? Perché quello devo riconquistare. È una cosa che ha detto Ferguson però. Padre. L'ha detta Ferguson. Ferguson l'ha sentito da me. Ecco, voi che avete qualche anno in più, questo calcio, parliamo ovviamente in generale. Non vi appartiene? Assolutamente no. Quei passaggetti dietro senza così tic toc, il portiere, poi palla rubata, occasione per l'avversario. Però nessuno parla. Gioco moderno, questo è gioco moderno. Ma qual è il gioco moderno? Gioco moderno, se io tengo la palla, ho il possesso di palla, se lo posso fare, se in quel momento ho la superiorità numerica in una qualsiasi zona del campo, quindi anche in difesa, la tengo. Ma se ho la superiorità numerica, ma se la squadra avversaria sa che io non la butto mai via la palla, la tengo sempre là e faccio il possesso di palla, mi viene direttamente là ad attaccare. E poi diventa sterile questo possesso di palla. Cioè, no, invece il possesso di palla deve servire per creare successivamente uno spazio dove si debbono infilare i miei compagni, sapendo quando io gli darò la palla. Ecco perché io dico, parlo di un tocco, due tocchi, cioè i compagni debbono sapere. Sono meccanismi collaudati questi. Collaudati, cioè tu devi giocare sempre. A Foggia stanno meglio, Francesco? Ma sicuramente. A Foggia sono convinto che come, ci ha messo tempo come concetti sicuramente saranno arrivati, perché saranno stati dati dall'inizio. Io penso che se hai giocatori buoni come c'era il Pescara, voglio dire, dopo 5-6 mesi
ho difficoltà a capire come mai lavoro quotidiano, sì, no? Quindi secondo me con i giocatori che c'è il Pescara, se questi fondamentali fossero stati dati il calcio resta dall'inizio, sempre una roba semplice, forse è complicato a spiegarlo per chi non conosce. Esatto, no? Esatto, ma è semplice. Posso dire anche, superiorità numerica. Posso dire anche, mister, dove sta il pallone? Quello è il calcio. Dimmi, Francesco. Posso dire anche, mister, la questione anche di mentalità, cioè che il Pescara non può avere paura di giocare la palla, non può avere paura di offendere sin dall'inizio. Vedo tutti questi tatticismi che durano 15, 20, 25 mezz'ora. Il coraggio, quindi. Il coraggio, cioè voglio dire, vabbè, se non hai coraggio dove vai? Ma il Pescara, tutto questo coraggio, io sinceramente non scusami, però il coraggio è un qualcosa che si costruisce sul fatto di avere dei concetti di gioco, come dicevo prima, cioè se io so che i miei compagni si sbarcano in avanti in quelle zone del campo, io gliela do la palla. Poi subito dopo però vado a coprire, perché devo coprire le linee di passaggio, cioè non prendere i contropiedi. No, anche avete mai sentito parlare di marcature preventive? Sì, qualcuno ne parla da un paio d'anni a sta parte, prima non ne parlava nessuno, ma neanche in Serie A non ne parlava nessuno. Quello è molto importante, è fondamentale, cioè non c'è soltanto la fase d'attacco e la fase di difesa, c'è la fase preventiva di attacco, la fase preventiva di difesa. Che cosa sono? Sono delle cose, cioè tu ti prepari, ti devi preparare per fare l'attacco. Quando ti devi preparare? Quando la squadra si sta difendendo. Forse qualcuno si deve preparare, si deve smarcare prima per fare subito l'azione in maniera tale che è velocissima, con tre passaggi arrivi in porta senza fare tic, toc, tic, lentamente, passi la palla. Forse poi... Francesco diceva il coraggio di tentare la giocata in un momento di monotonia. Io... Forse in questo senso ci sta anche, no? La giocata dell'elemento più qualitativo, tanto qualcosa. No, verticalizzazioni è lo scopo che devi, cioè, che devi ricercare, però la verticalizzazione deve essere studiata. Io ho l'impressione che questi giocatori vengono qua a fare della vetrina. Io ti ho detto prima, noi non vinciamo un tackle, noi non vinciamo un contrasto. Il giocatore che perde la palla, ti dico ad esempio Clemenza l'ha fatto tre volte. Tu la metti sull'agonismo? Io non la metto sull'agonismo. Io la metto che il calcio è un gioco da uomini, cioè esiste anche l'agonismo. Ma se tu l'agonismo non ce l'hai, soprattutto in Serie C, e devi dare una sportellata a una, non gliela dai perché hai paura di farti male, perché l'anno prossimo tu non giochi più qua. Non è l'aspetto fondamentale quello. No, è uno degli, per me è uno degli aspetti fondamentali nel gioco del calcio. Tu guarda Pirlo, ti faccio un esempio, non era capace di difendere, l'hanno costruito, è diventato sulla difesa della palla uno dei più forti giocatori. Però non ha mai sgomitato Pirlo. Non ha mai sgomitato Pirlo. Beh, l'ultimo Pirlo ti garantisco che tu la palla non gliela portavi via. Perché faceva parlare i piedi. Ma faceva parlare anche le spalle, cose che prima non faceva parlare. Ora io ti dico questo, noi non abbiamo in certe fasi la voglia, hanno paura, perché mentalmente dico, l'anno prossimo magari vado a giocare nel Bologna e quindi io perché adesso questo giocando, è quello che manca. Stai giocando, pensa manca esserci. No, questa è la tua idea. È la mia idea. Aldo, però io non ho mai visto un contrasto, uno che entra in scivolata. Posso aggiungere una cosa a voi? Un attimo, scusami. Volevo solo dire che c'è anche il calcio femminile. Non è solo... Ma no, cosa c'entra? Parlo di gioco maschio, vale anche per le femmine. Il gioco maschio è un modo di dire, un gioco che a volte ci vuole la grinta, cosa che questa squadra non ha. La grinta non c'è in questa squadra. Aldo, io mi faccio una domanda a tutti loro. Alla luce che fra un mese ci saranno i playoff, questa squadra secondo voi può ambire a qualcosa di positivo o no? Io vedendo questa squadra in mano a questo allenatore, non mi dà nessun tipo di fiducia. Per esempio, uno che arriva ai playoff, facciamo un esempio, il Cosenza di 3 anni fa con Braglia è arrivato ai playoff, ma era già una squadra che comunque, cioè, pur essendo arrivata sesta, settima, è arrivata lì. Io questa squadra, secondo me, non c'ho la minima speranza, mentre forse cambiando tecnico, anche se troppo tardi, oggi di danno aggiustatina, può darsi che, perché quello, il discorso che ha fatto Francoddo è, i giocatori ci sono, solo che... Vogliamo rispondere Aldo, Franco? Ma che devo dire, io penso che non è mai troppo tardi, nel senso non sul lui prima, io parlo come ci arriva la squadra. La squadra deve fare con un i soliti punti interrogativi. È fondamentale, perché io, come accennavo all'inizio della trasmissione,
Io andai ad Avellino un anno, a 6 giornate dalla fine del campionato mi chiamarono. Fatto tutto concorrendo. Esatto, quindi ho trovato la squadra in buone condizioni, con tanti atleticamente, concetti, con concetti, eccetera, eccetera. E, sei giornate alla fine. E c'era il Napoli nel campionato, la corazzata. La corazzata. Napoli di Reia, no? Eh? Reia c'è. Cioè. Sosa, esatto. E via. Bogliacino. Che cosa fu vincente? Fu vincente il fatto che trovai la squadra molto giù, devo dire la verità, sia fisicamente sia psicologicamente. E presi la squadra, siccome eravamo secondi abbastanza nettamente, quindi abbiamo avuto anche il tempo di programmare proprio sia fisicamente sia tecnicamente che tatticamente un nuovo gioco. Quindi questo dimostra che non ci vuole molto tempo. Per me tatticamente, cioè è più difficile rimettere su una squadra sotto il profilo atletico, sotto il profilo psicologico, non tanto sotto il profilo tattico. 3-4 giorni ci vogliono. Basta di trasmettere delle idee molto chiare, semplici, che tutti possono fare, lo puoi fare tranquillamente. Infatti quelli che dicono che ma ci vuole tempo per dare le idee alla squadra, per fare in modo che la squadra, significa che non ti hanno capito, non ti sei spiegato tu, oppure non hai le idee chiare tu. Questo è. Perché se tu spieghi, cioè hai delle conoscenze giuste, le spieghi bene e le convinci, basta una settimana. Devi trovare della qualità. È chiaro che la qualità la devi trovare, tecnicamente non è che gli puoi insegnare, ecco, tecnicamente non gli puoi insegnare in una settimana, tecnicamente il giocatore ci vuole un anno per migliorare i lati tecnici, ma i lati tattici pochissimo. Quindi che cosa successe? Successe che fece un campionato diverso, nel senso che fece una preparazione quasi tutta personalizzata, mo mi sto dilungando troppo forse. No, per capire. Molto personalizzata, in maniera tale che arrivare ai playoff con tutta la squadra, certo, nei suoi elementi singoli, in grandissime condizioni. E quello ci permise tutti di vincere. Tutti motivati, nella maniera giusta. Cancellare tutto e... Esatto, ricominciare un altro campionato. Oltre 4 giornate che mancano, poi non è che ci sono subito i playoff, mi pare che ci sia un intervento. Dipende come arrivi. No, ci sono subito i playoff. Cioè, no, dipende, no, però arrivi. se arrivi secondo, terzo, entri dopo. Sì, però secondo è impossibile. Secondo è impossibile. Terzo Cosenza, allora, una settimana, Cosenza, quindi, no, tu hai visto chi arriva terzo si parte l'8 maggio. L'8 maggio, quindi a distanza il primo maggio, per il primo turno. Quindi a distanza di? Campionato finisce il 23 aprile. La settimana successiva giochi 15 giorni. Se arrivi terzo però. O migliore quarto. Migliore quarto non ci puoi arrivare. Girone A. Andrea, tu avevi delle domande da fare, però andiamo in pubblicità e poi ripartiamo da te. Il risultato a Modena. Siamo all'intervallo. 3-0. Va bene, pubblicità tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti.
un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Allora, sono le 22:06 minuti. Andrea Costantini, riparto da te perché andiamo di fretta, adesso mancano 20 minuti. Volevi fare una domanda? A questo punto non so se insomma è possibile fare una sorta di previsione in base anche al calendario che ha il Pescara e anche alla luce di quello che dirà la prossima giornata, se insomma in studio il risultato migliore dallo scontro diretto tra Entella e Cesena può essere il segno X o la vittoria di una delle due squadre. Ricordiamo che il Pescara giocherà a Lucca, che è un campo molto difficile, poi ci saranno Grosseto, trasferta di Pistoia e chiusura con Limolese. Quindi se è possibile già inquadrare la prossima giornata e vedere qual è la migliore combinazione, a patto che il Pescara vinca, perché poi i punti il Pescara li ha persi con le squadre che stanno in fondo alla classifica, quindi non so se è questione di motivazioni. Totò conta poco il nome dell'avversario. Conta poco. Basta dire che insomma, la partita che ha vinto con le piccole la doveva straperdere, quella di Olbia, voglio dire, quindi non era la partita, l'aveva persa, voglio dire, poi giocando anche male, quindi non lo so, non ho idea proprio di quello che può succedere. Aldo, non ti vedo molto ottimista, eh? No, io assolutamente. Io ecco, forse cambiando qualcosa, io per me il tecnico deve essere cambiato al giorno d'andata, ma non sono un mangio allenatori, perché mi accorgevo che la squadra non si esprimeva, perché quando tu viene la Viterbese e ti dà una lezione di gioco, viene la Fermana, ma forse ci siamo dimenticati, no, la Carrarese. Cioè, c'erano dei segni premonitori, poi dici ma con la Reggiana siamo stati sfortunati, l'arbitro, no, la Reggiana ha vinto, per secondo me, sì, ci sono state delle decisioni, io non ho assolutamente fiducia, forse se si per me ci sarebbe ancora il tempo di bloccare quella squadra, chiudersi. Insomma, lo chiedo a voi pescaresi, a Franco, è un ciclo di anni duro per la Pescara calcistica, erano tempi diversi, quelli di Oddo, di tanti altri allenatori, è vero che nel calcio ci sono cicli positivi, cicli negativi, adesso sta durando un po' troppo la negatività. Beh sì, no, peccato, perché obiettivamente devo dire che l'era Sebastiani era nata bene, perché aveva fatto degli ottimi campionati, stava facendo un buon calcio, è cresciuto il settore giovanile, ha fatto il calcio bene, secondo me bene.
Poi negli ultimi anni la strada è stata un po' smarrita, non so quali siano i motivi precisi, però sicuramente ci sono stati troppi cambiamenti di allenatori, troppe scelte che dopo non si sono rivelate felici, e poi cadere in Serie C è duro e qualche volta può essere anche drammatico, perché dopo la risalita non è assolutamente. Su queste voci della probabile cessione, Francesco ci crede o meno? Cosa pensa? Non lo so, quello che posso dire è che quello che ha detto Aldo prima è corretto, perché negli ultimi 11 anni mi sembra la gestione Sebastiani, sotto il profilo Pescara Calcio azienda, non c'è nulla da eccepire, perché voglio dire tutti i conti sono in regola, Pescara ha disputato campionati importanti, quindi sotto il profilo aziendale nulla da eccepire. Il problema vero è che il calcio è anche una questione di passione, cioè il calcio per i tifosi non è solo un'azienda, è la squadra del cuore, la passione, e quindi se è ineccepibile quello che ha fatto Sebastiani sotto il profilo aziendale, altrettanto sotto gli occhi di tutti il fatto che Pescara quella passione che c'era una volta è andata a scemarsi, è persa, c'è poco affiatamento con i tifosi, è un peccato. Io voglio dire, vedere anche il cuore pulsante che era la curva nord del Pescara, che si è scissa in due frange, voglio dire, no, io non so il perché, quindi non, però giudico quello che vedo, cioè la situazione attuale. Che... Io ormai mi considero abruzzese, da 50 anni che sto qui, io non riesco a capire, Pescara ha un gran pubblico. Però per quale motivo, adesso Sebastiani per me è stato un grosso presidente, per quale motivo noi abbiamo contestato sempre tutti i presidenti? Io sono amico di Panfilo De Leonardis. Questo è successo sempre a Pescara. Di Panfilo De Leonardis. Anzi, a proposito, colgo l'occasione per fargli gli auguri, perché sta attraversando sia lui che Lucifora un brutto momento. Li salutiamo. Ha avuto i carabinieri davanti a casa una settimana. Scibiglia, vattene. Ma dai tempi di Galeota, quindi. Dai tempi Galeota io. L'unico presidente, lo ripeto pure a te, l'unico presidente che non è stato contestato, l'unico è stato Caldoro, che è stato presidente solo l'anno della promozione. No, solo l'anno della promozione, dopodiché l'hanno cacciato i suoi colleghi. Dire, ma anche dai tempi di Vetta in poi, tu ti ricordi poco, perché non eri a Pescara. Quindi, insomma, quindi sempre tutti. Da un lato io sono sicuro che Sebastiani, se dovesse cedere, cederà persone serie, su questo sono sicuro. Però il grosso nero di questa tifoseria, non so se Oddo ha fatto l'allenatore qui, io ricordo che la squadra di Franco Oddo era una squadra che giocava bene, però c'erano sempre i Soloni e compagnia bella. Io dico questo. Scusa, che... mo ti interrompo di nuovo. Franco Oddo è stato l'unico allenatore del Pescara, è esonerato da primo in classifica. Cioè è successo pure a Pescara. Secondo. Campione d'inverno stavi, oh. Campione d'inverno non fu esonerato quella domenica. No, dopo, subito dopo. Dopo, pareggiamo una partita in casa, mi sembra. Campione d'inverno. Non fu dopo Venezia. Palermo. Dopo Palermo. Poi per essere mai freddo. No, pareggio con Palermo. Vedi... Il fatto dei tifosi, quando vedi anche le immagini di altri campi, sono vuoti gli stadi, non solo Pescara. Al di là della contestazione al presidente, se tu guardi le immagini, non vedevi più gli stadi come una volta. Sì, come numero di presenze Pescara è al quarto posto, no? Ecco, quindi figurati, ieri era vuoto lo stadio. Campi ho visto la partita di Foggia, era pieno. Ieri Bari 25.000 spettatori, Bari 24.800. Ieri era la festa. Pescara se va bene. Andiamo a sentire Sebastiani cosa ha detto ieri a Paolo Renzetti, se ci sono novità sulla cessione o meno, sentiamolo. Nelle prossime ore potrebbe arrivare questo deferimento di cui tanto si parla, però i giorni passano e qui insomma non si sa ancora nulla di definito. Lei ha qualche notizia a proposito? No, non abbiamo nessuna notizia, ma come ho sempre detto non abbiamo nemmeno questa grande preoccupazione, perché noi le operazioni le abbiamo fatte tutte in maniera corretta, giusta, abbiamo incassato soldi, a differenza abbiamo pagato, per cui se si parla di operazioni baciate, le nostre non sono assolutamente baciate. E soprattutto se poi qualcuno vuole sindacare sui valori dei giocatori, cioè se io non posso vendere un giocatore a 1 milione dove mi danno soldi, e allora vuol dire che a questo punto devo smettere pure di fare il presidente, al di là del fatto che è mia intenzione di smettere, ma devo smettere anche per quest'altro motivo, perché vuol dire che qualcun altro deve venire poi qui e fare anche la società.
decidere quando vale un giocatore, quando venderlo, quando acquistarlo. Voi avete deciso di non essere ascoltati dalla Procura Federale? Ma non dobbiamo essere ascoltati, noi abbiamo preparato le carte, abbiamo preparato le nostre memorie, ma quando ci chiameranno saremo lì a far valere i nostri diritti, perché dobbiamo essere ascoltati. Notizie invece sul fronte societario, Presidente, questa trattativa prosegue, a che punto è? Ci potranno essere novità a breve? Speriamo di sì, ma credo che insomma entro una trentina di giorni ci saranno delle novità e spero prima di tutto per me che siano positive. Spera, quindi ci potrebbe essere qualche problema, qualche rallentamento? Ma no, perché purtroppo non è che in questo mondo, in questo momento ci sono tanti altri problemi per tante persone rispetto all'acquisto di una società, quindi bisogna avere pazienza, l'importante è che ci sia la volontà da parte di qualcuno di acquistare il Pescara e quindi se c'è da aspettare, aspettiamo, non succede nulla. Andrea, i tempi del deferimento? In realtà ogni giorno può essere tra virgolette buono per avere un deferimento. Il problema poi qual è? È che il giorno in cui dovesse arrivare, mediamente bisogna attendere 25-30 giorni prima che poi si tenga l'udienza davanti al Tribunale federale. Se iniziamo a fare un po' i conti, siamo a fine marzo. Se il deferimento non è ancora arrivato, dovesse arrivare, che so, i primi di aprile, è probabile che la discussione avvenga tra fine aprile e i primi di maggio, quando si stanno per giocare o saranno già iniziati i play-off. Se dovesse arrivare una penalizzazione in primo grado, la domanda è: andrà a incidere e come sulla classifica? Si attenderà prima di far partire i play-off oppure no? Siamo davvero in bilico se dovesse arrivare questo deferimento nel giro di qualche giorno. Va bene, tanta carne al fuoco, quindi sarà un mese di aprile più caldo del previsto. Riccardo, prima tu dicevi sulla cessione? Ma io sento che ogni mese è un mese diverso, con una parola diversa. Adesso abbiamo tirato in ballo anche la guerra, quindi andiamo avanti. Mi sembra... Allora, la cessione di una società è una cessione di un'azienda. Se c'è la volontà di vendere, c'è la volontà soprattutto di acquistare. Tutta questa litania lunga, lenta, mi sembrano, ti dico la verità, che probabilmente c'è qualcuno che ha fatto qualche operazione, qualche difattibilità sull'operazione, però di concreto non mi sembra che ci sia, un parer mio, e poi io so poco. Tutti dall'esterno giudichiamo, perché non... Ma dall'esterno, secondo me, ribadisco, cioè io ho visto cedere un ramo della Giochi Preziosi nel giro di una settimana, cioè non lo so, però... Aldo vuole aggiungere qualcosa? Dipende dalla volontà di cedere o meno. Ancona, per esempio, si è affacciato tramite Roberto Ripa, questo malese, e praticamente mercoledì, dopodomani, ci sarà la cessione definitiva. Quindi un po' ti lascia perplesso, però sono sicuro che qualora dovesse lascerà persone sicure. Questo sono certo. Allora, stiamo entrando, è scettico, dottor, se sono persone sicure? Non so, io ricordo che quando finì l'era Scibiglia fu affidata a Paterna la società, insomma. Non aggiungo. Alziamo un po' la voce perché sennò non. Dico, quando finita l'era Scibiglia. Arrivò Paterna, voglio dire, perché era una persona seria, sembrava. Dopodiché è arrivato Pingione, io queste cose non ci credo, anche il fatto arriva una persona seria, eccetera, non lo so, voglio vedere, capire che sono le persone, altrimenti mi sembra tutta una cosa. Fantasticata. Oddo, tutte queste situazioni che stanno cambiando un po' a livello nazionale nelle società, che segnale è? Perché ci sono molti fondi che hanno acquisito Lucchese, Cesena. Ma un segnale palese di crisi del calcio italiano. Del calcio italiano. E come ultima espressione, ci si è messa anche l'eliminazione della nazionale dai prossimi campionati mondiali, e questa è veramente una batosta. Si è passati dal punto più alto al punto più basso per Mancini. Esattamente, sì. E quindi le società stanno, molte società stanno in difficoltà. E se sta in difficoltà una società come la Juventus, figuriamoci a cascata le altre, insomma, quindi non lo so, qualcosa è stato sbagliato, qualche politica è stata sbagliata sicuramente. E adesso ne paghiamo le conseguenze, speriamo che siano delle conseguenze
che possano rilanciare il calcio italiano. Come si rilancia? Oggi Mancini ha dato l'ok per restare, però se non si cambia molto... Debbono cambiare, a partire dai vivai. Secondo me debbono fare in modo che si rilancino veramente i vivai in una maniera... che le società di calcio lavorino, ecco, faccio un esempio, l'Atalanta. L'Atalanta non credo che abbia dei grandi problemi sotto il profilo anche economico, perché con tutto quello che ha costruito in questi anni, con il vivaio, i grandi campionati giovanili e anche i risultati della prima squadra, derivanti dal fatto di avere un vivaio dietro anche. Cioè, sicuramente non è il problema degli stranieri, ma è il problema di avere coraggio nel lanciare, esatto, i giovani. Di lanciare i giovani. A proposito, sì, faccio un esempio rapidissimo. Il Presidente dell'Italia ha vinto la Youth League, sì, una sola volta, l'ha vinta con l'Inter, allenata da Stramaccioni. Ha battuto in finale l'Ajax. Allora, di quella squadra che aveva vinto la Youth League, insomma, la massima espressione, nel giro di 2 anni nessuno ha esordito in Serie A, nessuno, di quella squadra nessuno, mentre l'Ajax, su quella squadra ha fondato l'Ajax, che poi ha fatto sfracelli nel giro di 2 o 3 anni. Cioè, questa è la dimensione proprio di come è staccato questo problema dal resto della squadra, cioè è questo il problema serio. Comunque sono due problemi diversi, questo, e per quanto riguarda gli stranieri a cui accennavi tu, certo, gli stranieri possono essere importanti nel limitare l'uso degli stranieri, cioè diciamo, l'utilizzazione degli stranieri per la nazionale, perché la nazionale, sì, ne risente sicuramente. Però questo, le varie nazionali. Questo è un discorso che riguarda un po' tutte le varie nazionali, sì, le altre riescono a organizzarsi, in Italia non più. Però guarda la Spagna, se ci stanno stranieri, il settore giovanile. Lì sono le cantere. Un grandissimo vivaio. E quindi là ci sono le cantere, proprio le società che per il Pescara il vivaio è stata la forza sì, economica, la forza anche tecnica, perché sono usciti buoni giocatori, no? Da chi? Dal Pescara, sì, sì, sicuramente. Quello ha lavorato bene la società parecchi anni, insomma, un lavoro ben strutturato. Forse qualche errore è stato commesso nel avere troppa fretta nel cederli subito questi giocatori, invece di approfittare per farli giocare qualcuno nella propria squadra. Ma più necessità economica oppure io penso economica. Gli stessi giocatori giovani con i procuratori vogliono andare via anche subito? Quello è un altro problema, i procuratori del calcio italiano dovrebbero fare qualcosa per eliminarli completamente, perché sono una delle rovine del calcio italiano. I procuratori. Vabbè, non tutti ovviamente. Sicuramente, è chiaro. Però quelli d'assalto, insomma, che ne conosciamo tanti, che poi prendono delle cifre assurde, perché un procuratore non può prendere 10 milioni per una compravendita di un giocatore, 10 milioni, 15 Francesco, milioni. Francesco, tu hai fatto anche altri, hai avuto altre mansioni nel calcio, hai mai pensato di fare il procuratore, no? No, per fare il procuratore bisogna avere delle competenze che io non ho. Però ripeto, io non so quale così pare, però penso che comunque nel calcio veramente bisogna fare qualcosa a livello calcio Italia, perché a partire dal settore giovanile, che sono una risorsa importante per il campionato nostro, ma anche per altri campionati. Io vedo il campionato di Serie D, per esempio, è un campionato difficilissimo dove si investono tanti soldi e alla fine vince la prima di ogni girone. Salire quindi dalla D alla C, dalla C alla B è complicatissimo, e parliamo di squadre che veramente investono tantissimo, dove alla fine tutto questo interesse spesso non si crea, perché non avendo la possibilità di vincere campionati e quindi di creare entusiasmo, ci sono delle difficoltà. Quindi secondo me una riforma a livello Italia del calcio strutturale andrebbe fatta. Anche per il nostro presidente Gravina non è un momento facile, Aldo? Per chi? Per Gravina, il presidente. È un brutto momento, perché oltretutto è stato inaspettato, perché io onestamente ero sicurissimo che superasse il turno con la Macedonia, e adesso deve ripartire, ma comunque sia il calcio italiano così com'è deve ripartire da zero. Secondo me un grosso bubone, come diceva Mitte, sono i procuratori. Se voi pensate che ci sono, mi raccontano,
che ci sono presidenti di prima categoria, promozione, che devono, per, voglio un ragazzo, devono parlare col procuratore. Tu immagina, sì, quando io ero presidente a Caldari, che mi veniva uno, era promozione, mi veniva, sa, io lo cacciavo a calci nel sedere, scusa. Però termine. Esistono, quindi... Ma non è possibile in promozione, in eccellenza, appena un ragazzino sa dare due calci al pallone c'è il procuratore, non va bene. Ma lo fanno con i ragazzini, lo fanno con i ragazzini di 12 anni. Per me la prima cosa da rifondare è la federazione. Tutto è la parola. La federazione che con le tasse alle squadre, soprattutto a livello giovanile, per far giocare dei ragazzi una società deve impegnare tanti tanti soldi. Questa è una delle prime cose. Seconda cosa, gli ingaggi, ma non dei procuratori, anche dei giocatori stessi. Anche. Tu non puoi, devi dare un tetto massimo ai giocatori. Sei il più bravo, pigli 1,5 milioni, 2, cosa vuoi di più? Stai sempre giocando a pallone, non sei né un microchirurgo, anzi mediamente se gli fai un discorso è anche abbastanza ignorante, quindi è un dono di natura che puoi pagare 1,5 milioni al massimo, ma si devi essere un fuoriclasse. Ma se tu però porti i giocatori a prendere 7-8 milioni, a fargli fare una vita che non è neanche la loro, tutto viene snaturato, perché poi... Questo è un discorso che richiede... È un discorso ardo, ma tu devi dare un tetto a queste cose, perché... Aldo, dimmi perché... No, io solo una cosa, per allacciarmi al suo discorso, un giocatore per me normalissimo, bravino, sì, come Berardeschi ha detto, io 3,5 milioni per me sono poche, ne voglio 4. Ecco. Ho detto tutto. Non è l'unico, ci sono tanti. No, ma è proprio proprio tutto che non va. È la metodologia, non certo, di un giocatore certo. Che non puoi dare 3-4 milioni a Bernardeschi, cioè. Cosa ma vuol dire? Ma chi glieli dà? No, ma appunto, ma glieli dà la società, glieli tutto. Bravo, e soprattutto glieli davano gli sponsor. Certo. Gli sponsor. Bisogna tutto ridimensionare. Devi tutto ridimensionare. E investire sul settore giovanile. Per questo motivo che il calcio non tira più? O tira solo in determinate occasioni? Per tanti motivi, sia di squadre che non soddisfano, anche in Serie A. E quanti anni è che una squadra italiana non fa bene nella Champions League? Tantissimi anni. Tempi dell'Inter. Tempi dell'Inter. Al tripletto. 2010. 12 anni. E prima ancora il Milan, nel 2007. Prima ancora, chissà quanto tempo è passato. Per cui il tipo di gioco che si fa, non lo so, sinceramente io che ho vissuto una vita di calcio, adesso io vedo le partite, mi annoio, ogni tanto giro, mi annoio, perché mi annoio. Quando vede il Padova? No, mi annoio pure, perché deve lavorare molto ancora. Oltre che vincere 6-6 non può fare. No, vincere no, però si deve vincere anche convincendo, perché convincendo hai la possibilità di vincerne altre di partite. La severità del padre. No, la severità. No, ma sempre, giustamente. Sempre. Voler bene. Molto obiettivo, no? Voler bene. Ce la può fare quest'anno a fare questo miracolo? Difficile. Ai playoff però se la può giocare. Se la può giocare, però ci stanno anche altre squadre, è difficilissimo. Un terno all'otto, io mi auguro che ce la faccia, che il Padova sicuramente ha le possibilità di farcela, però insieme ad altre minimo 5, 6, 7 squadre. Ad esempio la Reggiana, che ha fatto questo campionato splendido, ma rischia di non andare. Perché non ci va? No, rischia di non andare da prima. Come ci arriva mentalmente ai playoff? Male. Dipende. Cioè non è che hai dato tutto e quindi ricominciare da capo. Deve essere brava la società, deve essere bravo l'allenatore a modulare la cosa, a preparare in maniera psicologicamente bene. Scusa Enrico, l'anno scorso il Padova è arrivato malissimo perché ha perso l'ultima partita con il Perugia. Sì. E quindi la Reggiana non andrà lontano, perché in finale ha perso i rigori, perso poi con l'Alessandria, sì. Ma non si può dire, perché poi sono partite interne all'otto. Esatto. Sì, però mentalmente purtroppo. Però la storia dice che le seconde arrivano, tranne l'anno del Cosenza, le seconde arrivano. Sono i precedenti che come dice Andrea ci dicono che è sempre la seconda ha vinto, tranne l'anno del Cosenza, cioè chi arriva secondo. La seconda, però intanto i secondi sono tre. Sì, sì, sì. Quindi una delle tre. Esatto. Una delle tre. No, sì, una delle tre. Faccio il discorso per il Pescara. Padova, sì. Reggiana, esatto. E Catanzaro. 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 Ci sono due abruzzesi, Vivarini, Oddo, esatto, e sì, poi sì. C'è la mina vagante di Zeman, che è sempre... Esatto.
quello arriva, può anche arriva, perdere, ma vincere in casa 5-2. Sicuramente, quindi arriva belli carichi, perché in questa fase del campionato sono al top della forma, sì. E no, quindi quello è un veramente un terno all'ora. Ma sorprende che Zeman è ancora in pista e riesce ancora a fare il suo calcio? Perché c'ha voglia, si sente ancora giovane, d'altronde bisogna mettere. È vero che ha un suo braccio destro Cangelosi. Sono pronto anch'io per. Ma non ha il braccio destro, perché Zeman si affida molto a Cangelosi. Franco Oddo fa. Sì, ma il lavoro sul campo è relativo, insomma. Quando tu trasmetti idee. È importante questo, quello sì, che trasmette. Però anche Cangelosi proprio conosce a memoria, sì, Zeman, sì, quindi come se parlasse Zeman, no? Ha voglia di tornare in panchina Franco Oddo? Ma chi lo sa? Bene, bisogna mettersi in gioco sempre nella vita, mai sentirsi vecchio. Lo stesso avviso anche Francesco De Luca? Assolutamente sì, cioè, fondamentalmente per noi il calcio è vita, è vita, e viverlo dal vivo è tutta un'altra cosa rispetto alla TV non è, non è calcio. Aldo invece ha già dato. Ma, no, non solo già, però guarda, in questo momento così tre anni che non. Meno male che specie in questi ultimi mesi, meno male che ci sta il calcio, perché guarda, certo, non vedo più telegiornali, non vedo la guerra per la morte. Ecco, qui è bello. Non bisogna andare in depressione. Però Aldo, ti sente, ti fa stare un po' giovane, un po', però. Andrea, siamo in chiusura. Non sono cambiate le cose, Modena in modalità gestione, 3-0 avanti, mancano 17-18 minuti. Gestione quindi, come dice Uteri? Sì, sostanzialmente, però con uno spessore decisamente diverso e con una personalità decisamente diversa. 3-0, poche occasioni da gol. A Lucca Totò sarà dura, lo sai, per il Pescara. Sì. Non lo so, dai, perché no, è un campo, sì, la sicurezza, squadra ostica, non lo possiamo dire, dai. Beh, certo, se non la vediamo giocare non si può dire. Poi ricordiamo che all'andata ci fu quella mega rissa vergognosa, non ci sarà Rizzo che prese 4 giornate, però tutto nacque da uno screzio tra Ferrari e un giocatore della Lucchese. Speriamo che non ci siano diciamo così seguiti a questa cosa, e chissà se Auteri deciderà di panchinare ancora una volta Ferrari dando spazio a Cianico. Non ci sarà Pompetti squalificato, forse giocherà Giambò, quindi in campo Giambò, una bella notizia. Grazie a Franco Oddo per essere stato con noi, grazie a Totò De Bonardis, a Francesco De Luca, a Riccardo Crinco, grazie Aldo Fattori. Grazie a te. Ti ritroveremo in altre trasmissioni con Andrea Costantini. Andrea, ciao a tutti. Noi ci vedremo lunedì prossimo. Ringrazio ancora doppiamente Maurizio Daguì, un altro abbraccio anche sul finire della trasmissione. Grazie a Loris Bennato, ci vedremo lunedì prossimo. Grazie per averci scelto.